Il santuario si trova a pochi passi da Piazza San Francesco. Esternamente spiccano le statue nelle nicchie sulla sommità della facciata in stile romanico. Il complesso del santuario basilica presenta una disarmonia architettonica nata dalle costruzioni che si protrassero per più di 300 anni. Il santuario di Santa Maria dell'Aiuto è stato costruito nel XVII secolo, custodisce un'immagine quattrocentesca raffigurante la Madonna con bambino, ritenuta miracolosa. Interno a unica navata, le cappelle laterali sono decorate con pregevoli stucchi del 1660 eseguiti da Cristoforo Ceseri. La storia del santuario inizia con un miracolo che fa tramutare il posto in luogo di culto. Secondo la leggenda, nella seconda metà del XIV secolo tal Adriano Repetino, proprietario di un vigneto situato a Corniate e confinante con i terreni del monastero, volle innalzare un muro divisorio che delimitasse la proprietà. In una nicchia fece dipingere, da un ignoto pittore, l'immagine della Madonna in trono con in braccio il bambino che alza una manina in atto benedicente e nell'altra tiene un mazzolino di fiori campestri. Subito la nicchia con l'affresco richiamò numerose persone in devozione e all'inizio dell'estate del 1472 si verificò il primo fatto straordinario: viene notata sull'immagine una mutazione dei lineamenti e del colore del volto della Madonna. La gente accorse subito sul posto prostrandosi in preghiera ed avvennero le prime guarigioni di ammalati, quindi si avvertì la necessità di proteggere l'affresco costruendo un piccolo tempio a forma semi-esagonale, l'attuale sacello miracoloso. Inoltre si iniziò la costruzione della chiesetta intorno al tempio sacello, l'attuale chiesa dell'Annunciazione di Maria. Nel 1621 iniziò la costruzione del santuario e solo nel 1836 furono ultimati i lavori.
In fondo, con due scalette ai lati del presbiterio, si accede alla quattrocentesca chiesa dell'Annunciazione di Maria, dove vi è il sacello miracoloso con il tempietto che custodisce l'edicola con l'antico affresco della Madonna dell'Aiuto.